Eccoci tornati in questa seconda parte di A Tutto Sport, il nostro programma di approfondimento sul mondo sportivo. Come vi avevo anticipato, dedicheremo questo blocco al volley, la pallavolo maschile. Non sarò sola, con noi in collegamento Ninni De Nicolo. Buonasera, Bu buonasera a tutti. Buonasera Nini, grazie per essere con noi. Tu sei il direttore sportivo della Tonno Callipo Calabria Volley. Intanto permettimi di dire che sono molto felice che tu sia in collegamento con noi per parlare di questa straordinaria società sportiva a cui io sono personalmente legata, date le mie origini. Quindi sono veramente molto contenta, ma soprattutto parleremo di quello che è stato un grandissimo trionfo e successo di qualche settimana fa, perché la Callipo Volley ha alzato al cielo la sua quarta Coppa Italia consecutiva in A2 per la prima volta in casa. Ed è stato veramente un trionfo in un palazzetto che era gremito di tifosi e che hanno trasmesso davvero tanta passione. Prima di parlare di questo e di commentarlo insieme, vorrei che vedessimo proprio un piccolo estratto di quelli che sono stati i momenti più belli, compresa la premiazione. Ancora una volta Cavaccini, ed è ottima l'idea di Perpin che sceglie di tirare sulle mani del muro. Vediamo il punteggio, lo vedete sulla pressione, 22-24, riceve bene Terpin in palleggio, palla per lui e vediamo, no, c'è ancora. Diciamo che è il mezzo muro di Candellaro, però forse è stato più il nastro. Riceve De Silvestre, palla per Chiozzo, molto bene stavolta il numero 5 della squadra di Castellana. Autocopertura di Chiozzo, palla per Lopez Neri, ma c'è il muro 3, ancora Chiozzo che passa tra le mani del muro. Buona, pallonetto, grande difesa di Orduna e grande attacco di seconda linea di Terpin. Buona copertura di Zamagni, però ancora migliore il muro di Candellaro. Riceve Terpin, palla dietro per Buchecker, però c'è il muro, c'è la difesa e c'è anche questo bellissimo pallonetto di Presta che è uno dei più 7-13 puntetto. E Bialovic mette giù il suo primo assist di questa gara. Riceve Cattaneo, palla dietro per Lopez, ottimo, ottimo questo attacco in lungolinea di Lopez Neri. Normalmente però è difficile frenarsi. E c'è un muro, il secondo muro di Bialovic. Secondo muro di Bialovic, 25-20 il punteggio. E c'è il momento che i tifosi aspettavano per festeggiare questa coppa. Ecco Nini, abbiamo visto delle immagini bellissime, oltre 3.000 tifosi, una grande festa, una grande gioia per la squadra, per la città di Vibo Valentia, ma in generale per tutta la Calabria. Dunque, raccontaci l'emozione di quel giorno, ma soprattutto cosa significa vincere la Coppa Italia. Ah, l'emozione di quel giorno è stata, penso, molto bella perché abbiamo vinto nettamente, meritatamente e davanti a una grande cornice di pubblico, ma soprattutto è stato bello anche vedere la commozione del presidente, perché poi alla fine il presidente è il nostro primo tifoso e tutto quanto, per quanto lui ci tenesse, e soprattutto è stato molto bello vedere le sue lacrime alla fine. Insomma, lacrime di felicità perché era felice per la vittoria del palazzetto pieno e che ci teneva a dedicare questa coppa a tutta la Calabria.
Lo stiamo vedendo nelle immagini, qui siete insieme al presidente Pippo Callipo, Filippo Callipo, che, come dici bene, ci teneva tantissimo. La Tonno Callipo sappiamo quanto sia veramente nell'anima del presidente Callipo, è un investimento che ha fatto fin dal primo giorno con il cuore, tant'è che ha regalato da sempre grandi emozioni alla città di Vibo e non solo, alla Calabria intera, senza considerare che si tratta veramente di un'eccellenza che rappresenta nel settore volley un po' un fiore all'occhiello per il Sud Italia. Prego, volevi No, dire no, qualcosa. sicuramente rappresenta una società apprezzata, molto considerata e stimata in tutta la pallavolo italiana, europea e mondiale, nel senso che quando nella pallavolo si sente parlare di Calipo, della società della Tonno Calipo, tutti quelli che sono i tesserati, che ci sono stati, addetti ai lavori, viene sempre considerata come una grande società, come è effettivamente una grande società. Assolutamente sì, perché tra l'altro si sono alternati e sono ancora presenti, come dicevi bene, campioni internazionali della volley. Ma a proposito della società, Ninni, prima poi di continuare con quelle che saranno anche le prossime sfide, quest'anno la società compierà 30 anni, quindi ecco, è un traguardo anche molto importante. Sì, la società quest'anno nel 2023 compie 30 anni di attività, diciamo da quando è stata fondata, da quando ha iniziato l'attività in C2, e di questi 30 anni la società ne ha fatti ben più della metà in Serie A, tra 2 a 1. Quindi è una società, in Serie A penso sia tra le società più storiche, tra le società di A1 e A2 in Italia. Credo che tra Tonno Calipo, Civitanova, Lube, siano quelle con la più storicità, diciamo, non hanno mai cambiato proprietà, sono sempre rimaste le stesse. Quindi questo significa la continuità e soprattutto quello che questa società rappresenta nel panorama pallavolistico italiano. Esatto, è importante. Prima dicevo che è una squadra di punta, dunque non solo per la Calabria, ma per tutto il Sud Italia, perché geograficamente rappresenta proprio un punto di riferimento per tutto il bacino. Una squadra che in passato ha collezionato veramente tanti successi, quest'ultima, quindi la vittoria della Coppa Italia in A2, ma adesso ci saranno altre sfide, perché mancano solo 5 giornate alla fine della stagione regolare. In questo momento Tonno Calipo Volley al primo posto e dunque quale sarà poi il percorso del futuro? Perché poi sappiamo ci saranno i playoff prima di arrivare dunque alla Lega. Sì, noi siamo primi in campionato, abbiamo 10 punti di vantaggio sulla seconda classificata. E mancano queste 5 partite al termine della regular season. Al termine della regular season inizieranno questi playoff, che saranno degli accoppiamenti tra le prime 8, e quindi poi si inizierà subito, insomma, a giocare con quarti di finale, semifinali e poi finali. Quindi augurandoci, insomma, che l'epilogo sia quello che tutti ci aspettiamo. Quindi, insomma, mancano queste 5 giornate per delineare la classifica definitiva e quindi poi la griglia dei playoff. In tutto questo, il 10 aprile ci sarà la finale di Supercoppa a Vibo, penso, insomma, perché se confermiamo il primo posto si giocherà a Vibo, e nella quale sfideremo, avendo vinto noi la Coppa Italia e probabilmente essendo noi i primi in classifica, sfideremo la seconda, seconda classificata della regular season nella Supercoppa, insomma, che quindi si giocherà il 10 aprile, quindi è un altro impegno imminente prima dell'inizio dei playoff.